Andrò a votare sì domenica prossima. In qualche modo la forza di questo referendum sarà anche in base all'affluenza o no? Ma qui non c'è il quorum, la legge elettorale non lo prevede, quindi a me interessa capire se vince il sì, ovviamente. Se vince il sì, come io mi auguro, qualunque sia l'affluenza, preparerò, ho già in mente dei nomi, una squadra che mi accompagnerà nella trattativa con il governo. Quindi non c'è una percentuale di affluenza per cui lei potrebbe dirsi poi soddisfatto, cioè se votasse il 20%... Chiaro che più gente va a votare più potere contrattuale avrò, ma io ho il dovere, qualunque sia la percentuale di gente che andrà a votare, la legge mi impone ovviamente di aprire la trattativa. È chiaro che se va a votare il 10% è un conto, se va a votare il 99% un altro, nella trattativa con il governo, però io la trattativa la farò comunque perché qui appunto non è previsto il quorum. Quando parla di squadra intende squadra bipartisan, come ha sempre detto. Quindi. Io l'ho sempre detto, certo, in mente dei nomi ho già sentito delle persone, non faccio nomi adesso perché è presto, voglio aspettare dopo il referendum, però sarà una bella squadra che... La mia intenzione è che rappresenti la Lombardia, non le forze politiche, non è il referendum di Maroni o della Lega questo, è il referendum della Lombardia. La Lombardia esprime tante forze, tante energie nel campo dell'economia, nel campo dell'associazionismo, nel campo della società civile, quindi... Questo è la mia intenzione, andare davanti al governo non come governatore punto, ma come rappresentante della Regione Lombardia in tutte le sue articolazioni, in primo luogo quelle sociali ed economiche. Senta Presidente, sulla legge elettorale i grillini sono stati abbastanza duri nei confronti della legge. Abbastanza duri? Lei come risponde? Come se lo spiega? Come risponde? Ho visto anche che a Grillo è scappata... Una bestemmia sul web, ovviamente non è solo questione di stile, no? E quando uno non ha argomenti poi usa gli insulti, cosa che fanno regolarmente nei miei confronti, i grillini lombardi, oppure gli scappano anche queste cose, che è segno di debolezza. Hanno capito che non sono loro a dettare l'agenda politica, peggio per loro. Il popolo è sovrano, quindi la legge elettorale deciderà il popolo che andrà a governare. Questo in democrazia è la cosa importante. Nella squadra che si porta a Roma farà parte anche Gori. Ho detto che non faccio nomi per adesso. Ti dispiace che non c'è il presidente Berlusconi oggi qui? Ma no, ci ho parlato, aveva già un altro impegno perché l'agenda non gli consentiva di venire. Ci sarà un videomessaggio e poi mercoledì faremo un incontro. Per rimediare a questa mancanza mi ha proposto mercoledì di fare un incontro io e lui con la stampa e lo faremo qui a Milano a mezzogiorno. Si sa già dove? No, non ancora. Vi dico che ora è a mezzogiorno, mercoledì a mezzogiorno. Ci saranno fuochi d'artificio. No, non è vero. Ma non è vero, dai. È l'ora di pranzo. Non è l'ora di pranzo a mezzogiorno. È vero che siamo a Roma. Per chi è di Varese, sì. Ah, per quelli di Varese, sì. All'una sei già con l'ammazza caffè, ho capito. Si auspica a breve anche un incontro tra Berlusconi e Salvini. Sì, ma è fatale. Dopo questa legge elettorale che impone, fortunatamente, le coalizioni, perché ci sono i collegi, è fatale che si trovi l'accordo sui nomi e prima che sui nomi, sui programmi, sui contenuti. Io posso dare una mano, sono disponibile a dare una mano perché contemporaneamente alle politiche si voterà anche per le regionali e quindi facciamo un programma che sia coerente, Regione Lombardia e politica, ovviamente, no? Quindi, però sono assolutamente ottimista da questo punto di vista. Fratelli d'Italia, cioè, le incomprensioni sono superate anche in vista delle regionali? C'è stata un'incomprensione, c'è stato secondo me da parte della Meloni una cattiva lettura, una cattiva informazione, l'hanno male informata. Tant'è vero che Fratelli d'Italia e Lombardia sul referendum è attiva, sono attivi e sono a favore naturalmente. Sono incomprensioni assolutamente superabili.